Bentrovati amici di ilvegano.it, buonasera a chi ci sta seguendo. Siamo giunti al sesto appuntamento di Una Tantum, la nostra rubrica settimanale dedicata al mondo etico, che vuol mettere in evidenza tutte le realtà animaliste e che girano attorno all'evoluzione di un pianeta sostenibile. Vi ricordo che la settimana scorsa siamo stati in collegamento con il rifugio Alma Libre e abbiamo conosciuto Barbara e Nancy, due splendide persone che ci hanno raccontato storie e aneddoti di questa meravigliosa oasi di pace che si trova in Toscana, precisamente a Piano di Mommio. Questa sera parleremo come sempre con l'affezionato Nino Malgeri da Forza Buonasera. Mondo Animalista. Stasera vi parleremo di due realtà molto significative ed abbiamo come ospiti d'eccezione Luca Speranza, fondatore del sito fruttalia.it, consulente del benessere, personal trainer, istruttore e scrittore. E ciao Luca, benvenuto. Il Ciao, grazie dell'invito. progetto Ubuntu è una cooperazione umana ispirata al modello di vita dei villaggi africani che vivono seguendo con il motto Ubuntu. Io sono felice se tu sei felice. Indagheremo poi con Roberto Adducci e Elisabetta Fumagalli, due attivisti di Como, che stanno portando avanti una campagna animalista dalla parte dei cinghiali, dell'emergenza appunto cinghiali, un problema che non si può risolvere con l'abbattimento di queste creature. Ciao, benvenuti Roberto e Elisabetta a Storie di Ubuntu e di cinghiali. Prima Grazie. di raccontarvi queste storie, prego, ascoltiamo Nino sugli avvenimenti animalisti di cui si è discusso questa settimana. Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Questa settimana ci sono diverse notizie, però prima di tutto mi premeva parlarvi di questi fantomatici vaccini che ci stanno massacrando gli zebedei tutti i giorni. Allora, io ho messo qualche giorno fa sul mio gruppo un post dove venivano elencati i vari La connessione. e vi inviterei a guardarvi, a leggerli perché è veramente allucinante quello che stanno cercando di propinarci. Sempre a proposito di vaccini, c'è anche un articolo interessante di Waldo Vaccaro che parla proprio della santificazione dei vaccini che stanno propinandoci tutti i giorni, in tutte le ore e in tutte le salse. E successivamente, un'altra notizia, non vi vedo più. Noi sì, Nino, ti vediamo. Niente, il Vabbè, collegamento con Nino continuo, no? è. Pare che non c'ho la. Sì. Non ho la Vai, Nino, ti connessione. sentiamo. Va bene, cercherò di riprendere la connessione. Allora, mentre Nino riprende la connessione, noi andiamo avanti, magari le notizie di Nino le riporteremo dopo. E do la parola a Luca Speranza che ci illustrerà il suo progetto Ubuntu, un modo di vita ispirato alla vita cooperativa che si vive nei villaggi che ha già preso vita a Rieti. Quella di Ubuntu è una proposta di lavoro sociale, di ricerca in gruppo, aiutandosi reciprocamente, cercando ciò che unisce piuttosto quello che divide. Qual è la filosofia di Ubuntu, Luca?
Allora, ciao di nuovo Antonella, l'hai un po' accennata, ben sintetizzata i punti chiave. E diciamo che il progetto è in essere, in evoluzione. Abbiamo un piccolo terreno con dei casali che abbiamo acquistato qualche anno fa, su cui stiamo facendo dei lavori di riammodernamento e su cui stiamo facendo sperimentazioni dagli orti in permacultura o in elettocultura, tutti i metodi naturali, e in più stiamo facendo degli esperimenti di frutticoltura avanzata. Quindi veramente tante piccole cose che hanno a che fare con due punti fondamentali: il ripristino del contatto con la natura che stiamo sempre più perdendo, e anzi approfitto per dire, non mi scaglio contro la tecnologia, anzi io credo che sia utile come questi incontri, come i social, per far sapere quello che viene fatto. Però dobbiamo tornare a essere un po' più reali, quindi uscire un po' da questo circolo vizioso. E andare sul campo, quindi o sperimentazione o attivamente incominciare a fare delle azioni concrete. L'altro punto è quello più importante, secondo me, perché poi è la base, anche l'aspirazione del nome, è l'integrazione e la cooperazione sociale che si crea attraverso un fenomeno che è molto diffuso nei villaggi, non solo sudafricani, ma anche in qualsiasi villaggio del mondo, che è il contribuzionismo, cioè il cooperare in sintonia, in sinergia, un po' una banca del tempo che forse molti di voi conoscono, però dove non ci si aspetta nulla, in cambio, diciamo, lo si fa per il piacere di aiutare l'altro a essere felice. Certo. Più o meno questa è la Una vita, sintesi dei punti chiave. quindi una vita sinergica qui nel pianeta Terra in cui si possa vivere bene assieme, anche mantenendo idee o gusti diversi, rispettandosi reciprocamente l'un l'altro e rispettando gli spazi altrui. Luca, quando ti è venuto in mente di realizzare chiamiamolo come lo vuoi definire tu, un univillaggio che prende spunto dagli ecovillaggi? E da cosa si differenzia? No, bravissima, hai citato questo che è molto importante perché spesso Sì, si mi parla di incuriosiva villaggi. tantissimo questa definizione, sì. Abbiamo visto che il modello ecovillaggio nato non negli anni 70, però comunque negli anni 70, 80, 90, un po' esploso questa grande richiesta di volersi unire in comunità ecologiche. A volte ha funzionato, ma il più delle volte non ha dato delle risposte concrete perché non si puntava al costruire un'identità e un'unità in cui le persone si rispettino e si rispettano anche su idee diverse. Ovviamente ci sono delle linee comuni su cui anche noi abbiamo. Certo. Però, insomma, ci vogliono dei punti di vista aperti al fatto che spesso fra gruppi di persone che vogliono creare dei progetti in comune, manca quella ricerca di cosa unisce, mentre spesso ci si concentra più su ciò che divide. Questo non mi piace, poi tu fai così, questa cosa non va bene, invece di cercare cose che vanno bene, oppure le abilità specifiche di ognuno di noi. Questo, per esempio, è un bellissimo esercizio, cercare negli altri le cose belle, invece di cercare il difetto della persona, cercare le abilità dell'altra persona. Questo è fondamentale perché in un progetto di crescita, in un progetto in cui ognuno pone il suo essere ai fini di un progetto comune, è molto importante le abilità specifiche che, se messe insieme, vengono moltiplicate, cioè si diventa Certo. veramente forti. E Certo. comunque ci stiamo provando, insomma. Certo. E invece il denaro, il progresso sociale, la tecnologia, il riciclo, lo scambio, Allora, ruolo hanno ad Ubuntu?
Allora, il denaro lo usiamo ancora, però l'obiettivo è limitarlo, diminuirlo quanto più possibile perché in un approccio verso la natura, puntando a un'autosufficienza, dovremo sempre averne meno bisogno, ricreando una struttura, un piccolo giardino felice, potrei dire paradiso, ma la parola diciamo ha vari significati comunque. E un piccolo giardino biologico che piccolo o grande poi a seconda delle persone che abiteranno che abitano che abiteranno la struttura, piccolo giardino che possa soddisfare i principali bisogni della persona, dal costruttivo al tessile e all'alimentare. Quindi ovviamente noi puntiamo sull'orto frutto vegetale come tipo di alimentazione, la direzione almeno è quella. E quindi diciamo che l'idea è favorire gli scambi, il contribuzionismo, magari in una certa forma anche alcuni tipi di baratto libero fra chi, anche magari con chi non è propriamente dentro il progetto. Quindi insomma un progetto ampio, anche ambizioso, in un mondo in cui si tende più a reprimere le libertà di tutti i tipi, un progetto che tende comunque a ripristinarle certe libertà e obbedendo alle leggi della natura. Ecco, queste sono le uniche leggi che dovremmo conoscere, rispettare e entrarci in sintonia. Perché diceva un grande filosofo, diceva, solo ubbidendo, si comanda alla natura solo ubbidendole. Questa è una frase che mi piace tantissimo e Molto, rappresenta molto di molto quello che vogliamo particolare. fare, sì. Seguire la natura, seguire le leggi biologiche, seguire le stagioni, i ritmi naturali, insomma. Oh, c'è Chiara, ciao Chiara. Ma siamo fra Roma e Rieti, Allora. Chiara. Comunque io sono a Roma, ma il progetto nasce in Centro Italia. Però anche a Roma facciamo Io. qualcosina. Beh, poi Antonella lo sa, insomma, piccole cose magari, ma di altro tipo, diciamo, a Roma. Allora Luca, quindi la cosa di questo progetto che mi ha molto colpito è l'autosostenibilità del cibo. Quindi stiamo parlando di alberi da frutta da piantare. Questa appunto è una caratteristica del tuo progetto. Autoprodurre il cibo, la frutta e le verdure. Quali sono le piante che in questo momento stai coltivando ad Ubuntu? Allora, lì abbiamo di frutta abbiamo delle prugne selvatiche, ciliegio appena piantato, abbiamo un fico, due more di gelso, due alberi di more di gelso, piccolini, sto parlando, alcuni sono più piccoli, alcuni sono più grandi. E poi abbiamo degli alberi di semi oleose, tipo nocciole, e poi fichi anche, fantastico, le noci. Però vorremmo continuare a mettere degli alberi da frutto, soprattutto dei frutti magari che non si conoscono, frutti antichi che si coltivavano una volta o frutti adatti al clima più freddo. Per esempio, ci interessa molto la Simina triloba che voglio piantare al più presto, conosciuto anche come banano di montagna, per il gusto, ha un gusto molto particolare, è resistentissimo al freddo. E ha dei frutti, insomma, si chiama banana ovviamente perché richiama quel gusto. E poi vorremmo piantare anche degli agrumi, tipo dei mandarini cinesi resistentissimi al freddo. Più che altro sto parlando del freddo perché in realtà una volta c'erano molte più piante d'inverno, perché sennò d'inverno abbiamo solo aranci, mele, pere, insomma, e poche altre. Certo, quindi Poi abbiamo diciamo pesche, d'estate non c'è problema, insomma, abbiamo tantissime cose. E poi gli orti, abbiamo gli certo. orti, principalmente pomodori, ciliegino, poi cerchiamo di piantare ciò che ci piace di più e tra poco, fra un mesetto, ripartiremo con gli orti primaverili estivi. Sì, comunque è tutto, la creazione del cibo non è che sarà sufficiente, magari all'inizio siamo ancora in fase di sperimentazione. Ah, una cosa anche. Abbiamo una parete
con un abbiamo stiamo creando una siepe commestibile fatta di lamponi, more americane, che sarebbero quelle senza spine, non mi ricordo, insomma, lamponi, more e mirtilli, quindi anche Quindi questo. una vasta scelta abbiamo. L'idea è quella, avere sempre a disposizione il supermercato biologico naturale, insomma, uno scende e si prende quello che gradisce. Certo. Invece, Luca, volevo chiederti se ci puoi fare una sintesi degli altri obiettivi di Ubuntu, tipo il settore abitativo. Ho letto che usate la canapa, la paglia, o il settore energetico, l'arte e la cultura in generale, e anche obiettivi a livello spirituale. Sì, diciamo che per chi conosce la filosofia, per ora stiamo cercando di seguire la base della piramide di Maslow, che praticamente cita che si possono ottenere risultati anche spirituali, di meditazione o altro, quando i bisogni base sono risolti o comunque gestiti, e quindi si intende l'abitativo, avere una casa, l'alimentare e soprattutto avere del cibo a disposizione tranquillo. Quando uno è tranquillo su questi punti fondamentali, può cercare di seguire anche il settore artistico, spirituale in vari modi. Certo. Sì, dimmi. Sì, no, non mi ricordo la prima, mi parlavi di, mi avevi accennato anche del, esatto, l'abitativo. Sì, non stiamo ancora usando la paglia, ma ci piacerebbe usarlo, paglia, canapa in legno. Dovremmo ristrutturare una casetta, vorremmo farla in materiali naturali, quindi anche questo è importantissimo quando Materiali tutti si... naturali. Sì, esatto, perché anche il posto dove viviamo, dove dormiamo, è molto importante il livello energetico, di respirazione, quindi materiali naturali. Queste case naturali vengono intonacate con materiali biologici, quindi Certo, c'è tutto uno tutti studio molto naturali. interessante. Certo, e invece per chi vuole approfondire la relazione uomo-animale ci sarà uno spazio? Assolutamente sì, perché quando parliamo, noi abbiamo una bellissima sintonia e vorremmo ampliarla ed educarla, fare ospitare anche tutti coloro che si occupano di difesa della natura, di tutto l'ecosistema, quindi degli animali, ma anche degli alberi che vivono in quella struttura. Noi, fra l'altro, siamo in zona boschiva, montagnosa, Certo, anche le vicino. escursioni, le... Sì, facciamo delle escursioni anche naturali, lì abbiamo veramente a 30 metri, sono dei posti dove ci sono i cinghiali liberi, non li ho mai visti, anche qualche lupo c'è, è molto bello, quindi curare veramente la sintonia animale, oppure per esempio noi ci piacerebbe anche preservare, far richiamare animali come i gufi, che veramente c'erano molto una volta in quella zona, non so per quale motivo siano diminuiti, addirittura spariti. Comunque sì, ci interessa moltissimo e ci sarà uno spazio anche, ci piacerebbe fare tante cose, parliamo di progetti, di idee, comunque anche della pet therapy, quindi accogliere degli animali che possono essere usati anche per fare dei lavori con l'empatia con gli umani, quindi un contatto Certo. naturale, insomma, vari progetti. Mi interessa collaborare anche con associazioni, con alcune, ne ho già parlato di questo progetto, ci supporteranno, però al momento no, perché secondo quello che dicevo prima dovremmo stabilizzarci ancora con la ristrutturazione dei locali e sistemazione degli spazi. E poi vabbè, avremo anche altri spazi dove lì vorremmo ospitare anche degli animali. Certo. E salutiamo Mauro che si è appena collegato. Buona serata anche a te. E, andiamo avanti. Luca, suppongo che non ti fermerai qui. Quali sono i progetti futuri invece di Fruttalia?
Da Fruttaglia poi è nato il progetto Ubuntu, quindi l'associazione intende comunque seguire, principalmente ecco, in questo caso siamo più a Roma, e stiamo lavorando sui trekking, le escursioni naturalistiche, proprio oggi ce n'è stata una in zona Castel di Guido, con Sonia e Sara che hanno condotto anche riconoscimento di erbe spontanee. E Molto. facciamo spesso queste cose, facciamo anche gli archeotrekking a Roma che uniscono comunque movimento fisico a un po' di storia, cultura e cerchiamo di fare delle attività quanto più possibile in sintonia con la natura anche in città dove non sempre è facile, però insomma a Roma ci sono tantissime aree verdi, quindi si riesce a fare dei progetti e quello che vorremmo fare comunque riprendere a fare comunque anche delle attività anche con i bambini, corsi di cucina naturale, crudista, anche con te poi, insomma, ne abbiamo già parlato Sì, e sarebbe veramente progetti molto molto bello. belli. Che poi hanno a che Va fare, vedi, con la bene. collaborazione, sempre anche questa, collaborazione e cooperazione, anche se in modo diverso, ma ci sta. Certo. Allora, Luca, io ti ringrazio per aver partecipato a questa, diciamo, rubrica. Vuoi rimanere Grazie con noi, mille. Certo, certo. tranquillamente? Allora, vediamo Nino se è raggiungibile, altrimenti do la parola a... Allora, un attimino. Allora, scusate, vediamo se Nino torna. Eccomi, sono un po' ballerina Adesso... stasera, non riesco a capire Sì. perché, ma la connessione va e viene. Va benissimo, Antonella, mi diciamo. senti? Sì, ti sento. Allora, Nino, se, visto che hai ripreso, raccontaci le news della settimana, poi diamo la parola a Roberto e a Elisabetta. Vai, Nino. Niente. Allora, parleremo. Nino, ci sei? No. Allora, vi raccontiamo adesso la storia di Roberto ed Elisabetta. Parleremo con loro di un'emergenza, appunto l'emergenza cinghiali a Como. L'episodio successivo a Roma, che tutti conosciamo, ci indignò. Un episodio dove una mamma cinghiale è stata uccisa insieme ai suoi sei cuccioli in un parco giochi dell'Aurelio. Infatti, le immagini della mamma cinghiale, che cerca di proteggere i suoi piccoli mentre viene sparata brutalmente, hanno portato Ma questi fatti succedono in tutta Italia e non tutti forse sanno che in data 13 febbraio 2021 il prefetto e la provincia di Como hanno dato il via a catture e abbattimenti anche tramite l'aiuto di persone volontarie per sopprimere un numero indefinito di cinghiali, re di essersi avvicinati ai centri abitati in cerca di cibo e di essersi fatti cogliere in flagrante mentre vagavano per i boschi. Un vero e proprio sterminio che non tutti conoscono, eppure la maggior parte si indegna, ma nessuno fa nulla per fermare questa tragedia e tutti continuano la propria vita. Scendere in campo è fondamentale. Roberto e Elisabetta l'hanno fatto, chiedo alla stampa, alle associazioni animaliste ed anche ai rifugi. Perché abbattere questi animali che si avvicinano nella città o sono nel loro habitat, come appunto nei boschi, semplicemente alla ricerca di cibo? È forse una colpa cercare di sopravvivere? Guarda, Roberto, raccontaci questa emergenza. ti rispondo io, va bene? Sì, Aspetta va che prendiamo il benissimo, telefono che si Elisabetta. scarica. Allora, intanto grazie e ciao.
Allora, grazie a voi, per ragazzi. Quello... Ops. Aspetta, ci siamo. Per quello che ti posso dire io, allora, il fatto già di parlare di emergenza significa usare le parole di chi questa emergenza l'ha creata e la porta avanti. L'emergenza cinghiali a Como esiste nella misura in cui si racconta che esiste, si vuole che esista, perché obiettivamente diciamo che incontrare un cinghiale è molto raro, che aggressioni o comunque incontri con cinghiali, sì, e aggressioni no, incontri sì, si possono verificare, ma sono veramente sporadici, i danni alle colture di cui si parla sono minimi, per cui se io dovessi usare le mie parole non la chiamerei mai emergenza. E sul fatto comunque di che le istituzioni decidano di combattere questo problema, diciamo, usando le armi, diciamo che non è una cosa che stupisce, almeno a me non ha stupito, e sono convinta che la causa sia che non ci sia la voglia, l'impegno, comunque l'intenzione di trovare soluzioni alternative. Si sceglie di adottare la strategia che sembra quella più veloce e ovviamente meno dispendiosa, ma che anzi come dire, è proficua come cosa, no? Perché ovviamente i cinghiali che vengono catturati e poi uccisi finiscono nel piatto di qualcuno, e qualcuno su questo cibo ci guadagnerà dei soldi, per cui chiaramente c'è dietro un'incompetenza generale e la svogliatezza di trovare soluzioni alternative, ma anche, almeno io penso, la voglia di guadagnarci, anzi. Per cui no, direi che adesso non mi ricordo le parole che hai usato, comunque cercare di sopravvivere chiaramente è dura in questi termini, quando hai un'intera specie contro. Certo. Leggiamo anche che nonostante il lockdown, la provincia di Como risulta essere tra le province con più abbattimenti di cinghiale. Tra il 2019 e il 2020 vi segnaliamo che 1625 capi abbattuti, la maggior parte attraverso la caccia di selezione, un record tremendo. E le alternative alla cattura e all'abbattimento esistono, perché non vengono messe in atto e cosa chiedete al prefetto di Como? Sì, allora, grazie anche da parte mia per averci invitato e ciao a tutte le persone. Noi con la campagna dalla parte dei cinghiali valutiamo sia per loro l'emergenza, quello che ci interessa è praticamente la loro esistenza nelle nostre zone e non solo, comunque in tutte quelle zone che sono per loro casa. Chiediamo quindi con questa campagna l'annullamento di questo atto, che è un atto che non è regolamentato in nessun modo, in realtà è solo un proseguimento del piano regionale già adottato dalla provincia di Como, che stranamente ritengo non sia comunque regolamentato, non si sa, a parte i volontari, quanti capi sia necessario abbattere, quindi il numero massimo di questi capi, gli orari, i metodi utilizzati, non è scritto da nessuna parte, non esistono documenti, da quanto mi è stato riferito dal comandante della polizia locale Marco Testa. Quindi le soluzioni, come diceva Elisabetta, esistono, mi sembra che tu accennavi, comunque è una questione di volontà. L'articolo 19, tra l'altro, della legge 157 del 1992 dice che prima di decidere di abbattere o catturare un animale selvatico bisogna comunque provare altri metodi, che possono essere l'elettrificazione del terreno o delle reti, scusate,
che circondano un terreno oppure un'abitazione privata, ci sono i dissuasori di cassonetti con del cibo apposito, o ad esempio una cosa molto matura da parte, secondo me, da parte nostra potrebbe essere quella che se riteniamo un pericolo andare in una zona, evitiamo di andarci. Questo è solo buon senso, non c'è bisogno di regolamentare. Giustissimo, giustissimo. Parliamo di antispecismo. Come si può sconfiggere la presunta superiorità dell'uomo? Crede che la vita valga meno della propria? Oddio, se avessi questa risposta sarei felice. Ma diciamo che, almeno questo è il mio punto di vista, sicuramente la soluzione si trova lì, cioè nel momento in cui avremo smantellato questo presunto, questa presunta superiorità di specie, quindi nel momento in cui l'essere umano riuscirà a spogliarsi del suo privilegio, se ci riuscirà, il mondo sarà un posto diverso e ci sarà giustizia per tutti, sicuramente. Sicuramente. Come fare, me lo auguro. Almeno io, noi, in quanto attivisti, è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, parte dal quotidiano, almeno. Beh, non, a me non piace ricondurre, come dire, la lotta antispecista a una mera questione di dieta vegana, però comunque sicuramente cambiare le proprie abitudini in questo senso è importante. È importante politico, non come appunto cambio di abitudine o di consumo, è proprio un atto politico che si fa e se rivendicato è molto potente in questi termini. Resta il fatto che comunque la questione è culturale, cioè lo specismo è qualcosa di talmente presente nelle nostre vite, nelle nostre società, è talmente grande, talmente diffuso che è qualcosa che non si vede, un po' come potrebbe essere il sessismo, no? Una cosa talmente abituale che sembra la normalità, quando in realtà poi quando vai ad analizzarlo, a decostruirlo, vedi che in realtà non è così normale. Quindi sicuramente, essendo un problema culturale, c'è bisogno di un tipo di formazione diversa. Io sono un'educatrice, per esempio, e trovo che l'educazione sia un mezzo estremamente potente in questi termini per convincere qualcuno che, come dire, la mia vita non vale di più di quella di un topo, di un maiale, di una mucca, eccetera. Diciamo che bisogna partire sicuramente da quando si è molto piccoli, perché comunque le cose che vengono, tutti quei messaggi che noi passiamo volontariamente o involontariamente quando parliamo, nei nostri gesti, nel nostro linguaggio, nelle parole che scegliamo, nelle scelte quotidiane che facciamo, sono cose che alimentiamo, quindi tramandiamo, e quindi sicuramente ai bambini e alle bambine sono qualcosa che noi instilliamo fin da quando sono piccolissimi, per cui il cambio di atteggiamento verso l'altro è essenziale, deve partire da noi, e questo però non vuol dire che la questione non sia politica, appunto, come dicevo prima, almeno secondo me c'è bisogno di affrontare il tutto in modo molto più, insomma, non è soltanto una questione di scelte personali, non so se mi spiego. C'è anche tutto un filo di pensiero che parla di come decostruire appunto il privilegio di specie, partendo proprio dalla dicotomia umano-animale, tutte le gerarchie che vengono fuori poi, e per cui sicuramente la tematica va affrontata in questi termini. Poi almeno io personalmente tengo molto al discorso sull'altro,
e cambiare la propria prospettiva nel modo in cui si vive l'altro, ci si relaziona all'altro è essenziale, perché nel momento in cui, di solito quando io l'ho trovato spesso nei libri che ho studiato appunto nel mio percorso di studi, si parla sempre dell'altro, la diversità dell'altro, il rispetto dell'altro, però non è mai esplicitato chiaramente, però questo altro è sempre l'altro umano, l'altro da me che però si limita ad essere l'altro umano da me. Mentre invece io questa cosa mi è sempre stata molto stretta, per esempio, no? L'altro è chiunque per me, può essere l'altro Certo. umano, così come, cioè l'altro da me è chi non sono io, no? Quindi può andare veramente dalla formica fino alla pianta, fino al Certo, un po' cinghiale. è il ragionamento che anche quello del unisce tantissimo, secondo me, anche con il progetto Ubuntu, questa teoria dell'altro, del rispetto e di quello che insomma Luca ci ha spiegato prima. No, ma poi ha centrato anche il punto che l'altro non è solo sempre un essere umano, è esattissimo, perché spesso Certo, manchiamo di rispetto certo, alle forme di vita animali, le forme di vita certo. anche Sì, vegetali, sì, sì. purtroppo. Certo, Anche perché infatti noi, se vogliamo è. difendere gli animali, dobbiamo difendere anche l'ambiente dove vivono, che spesso sono arbusti, Soprattutto, alberi e altri tipi di vegetali, che sono poi anche per alcuni sono il loro cibo. sì. Certo, non è secondo me proprio questione di. Chiaramente nella situazione in cui siamo, gli animali sono molto svantaggiati, diciamo, però non è secondo me solo questione di difenderli, ma proprio di garantire loro i propri diritti, quindi schierarci dalla loro parte sicuramente, appunto attraverso il rispetto nei loro confronti e nei confronti dell'ambiente che chiaramente rappresenta la loro casa. Sì. Allora, per mettere in evidenza il fatto che l'abbattimento non è una soluzione, mi ha colpito tantissimo la ricerca svolta dal docente della Facoltà di Medicina Veterinaria all'Università di Teramo, Andrea Mazzatenta, che ha affermato che i cinghiali così non diminuiranno mai. È stata avanti una ricerca che spiega che nonostante ci siano questi numerosi abbattimenti, ci sia anche una presenza massiccia di cinghiali che continuano a raggiungere i centri abitati e che secondo alcuni rappresentano un vero problema per gli agricoltori poiché si ritrovano i campi devastati. È una ricerca che appunto a me ha incuriosito tantissimo. E che mette in evidenza molti punti. Raccontateci, di cosa si tratta questa ricerca. No, sarò abbastanza breve perché in realtà è semplice. Quando si Sì. va alla caccia di cinghiali, i cinghiali hanno una gestione familiare matriarcale. Quando si uccide la femmina, quindi capogruppo, le altre che solitamente non... tu quante vanno una volta ogni 3 ore all'anno? No, solitamente è la matriarca, diciamo, la femmina più grande, cioè più, come dire, più anziana, che solitamente è anche la più grande, è l'unica ad essere fertile. In un branco in cui magari ci sono 10, 11, 12 femmine, soltanto una è fertile. Ma Una o due volte l'anno, non mi ricordo. sì, e nel momento in cui. La si uccide. Sì, perché poi ovviamente il cacciatore, beh, vede un branco di cinghiali e spara a quello più grosso, no? Quindi andando ad uccidere la matriarca si vanno poi ad alterare tutta una serie di equilibri per cui tutte le altre femmine sentono in pericolo il proprio gruppo, la propria sopravvivenza di specie e vanno tutte in, non mi viene la parola, diventano tutte fertili. Per cui chiaramente Vanno in sì. calore Sì. e diventano, si preparano alla riproduzione. Sì, si riproducono, magari invece che una sola si riproducono in 10, 11, 12 contemporaneamente. Quindi è vero, e lo Va vediamo bene. ogni
senso, il problema ogni anno ritorna sempre, sempre con maggiori o uguali o superiori. Non è la soluzione, chiaramente, è solo una questione di, come dire, business, anche perché lo vediamo che certo. Le cariche che ricoprono certi assessori fanno parte comunque di quel mondo, del mondo venatorio, sono cacciatori, sono guardie piuttosto che... Certo. Sì, anche se posso aggiungere anche una questione non solo di business o di presunta sicurezza, ma è anche proprio una questione quasi di principio, no? Una questione di dominio, il fatto di avere il potere di decidere chi vive e chi muore, chi può abitare un determinato territorio e chi non può, il fatto che come esseri umani abbiamo il potere e gli strumenti di prendere queste scelte ci porta ovviamente a, almeno lì porta a prendere determinate decisioni, proprio per una questione, almeno secondo me, di mettere dei paletti, no? Io umano decido, io umano comando. Certo. Ci vuole molta chiarezza sulla sicurezza pubblica ed è opportuno conoscere queste storie. Quello che succede a Como in Italia non deve essere posto. La caccia non è la soluzione al sovrappopolamento dei cinghiali. Perché allora prendere i fucili e sparare? Non è più facile trovare soluzioni più efficaci per salvaguardare questi animali non umani e trovare metodi efficaci per essere tutti conviventi in questo mondo in una maniera pacifica? Sicuramente ci sarà la soluzione. Qual è la vostra proposta? No, quello che si diceva prima, allora c'è un articolo che regolamenta la gestione della fauna selvatica. Già solo che si parli di gestione riconduce a quello che diceva prima Elisabetta, no? Chi può gestire? Colui che ha sotto mano le file, colui che comanda. Però appunto anche nell'intervento precedente ci sono tutti quegli strumenti istituzionali che la regione ha a disposizione, come i fondi, ad esempio, che adibiscono a per i campi, per i contadini, per gli agricoltori, per i cacciatori danneggiati, adibiscono assicurazioni in questo campo, quei fondi stessi potrebbero essere utilizzati per elettrificare reti intorno a quei campi vicino a quelle zone, un esempio banale. Poi a livello politico e tecnico ci sono un'infinità di strumenti, solo che c'è la necessità di cambiare atteggiamento, approccio alla questione, la volontà. Allora sì, si può iniziare a ragionare in altri termini, altrimenti la soluzione è sempre la stessa. Oggi adesso non mi ricordo più su quale sito, che nel Bellunese in Veneto stanno valutando, visto che si verificano circa 300 incidenti stradali dovuti agli ungulati, si sta valutando di costruire nei pressi delle autostrade, comunque delle strade dove si verificano maggiori incidenti, le passerelle verdi per far attraversare gli animali, così che loro non debbano più attraversare sull'asfalto dove passano le macchine, ma possano, rimanendo nei boschi, attraversare le strade. Questo sia per una questione di sicurezza delle persone, degli automobilisti, ma anche per una questione degli animali, perché anche lì sarebbe semplice dire: gli ungulati causano incidenti, ammazziamoli tutti, avremo risolto il problema. Invece scegliere soluzioni alternative e mettersi d'impegno e d'ingegno per trovare una soluzione che obiettivamente poi vada bene un po' a tutti, è questo il caso, no? È anche un costo economico obiettivamente da sostenere, però comunque
Diciamo che se si vuole cercare di vivere in convivenza, di convivere e non di sterminare tutto quello che non ci piace, bisogna comunque, insomma, non è facile la convivenza, non è scontato come processo, secondo me. Però bisogna provarci per forza. Sono del parere che bisogna trovare una soluzione. E non so, Luca, tu hai qualche domanda? Altrimenti No, beh, è salutiamo. abbastanza chiaro. Sì. Allora, io Nino non ce l'ho in collegamento. Cavoli. Quindi ringrazio Luca per aver preso parte di questa diretta, Roberto ed Grazie Elisabetta. Sono felice di avervi conosciuto, spero che ci siano altre collaborazioni e ringrazio soprattutto chi ci ha seguito. Ci vediamo domenica prossima con Storie di. Seguiteci. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao.